Passiamo ora all'ordine del giorno 172, anche questo ha un solo, per la verità, collegato. Si tratta dell'ordine del giorno per invitare l'amministrazione ad attivare il servizio di mobile ticketing sulle linee del trasporto pubblico gestito da TIPER, presentato dalla consigliera Salsi il 2 maggio del 2012. Prego, consigliera Salsi. Scusate, avevamo un dubbio su come procedere. Allora, dalla commissione è uscito il mio ordine del giorno, un collegato della collega Sazzini. Abbiamo successivamente fatto un unico ordine del giorno a sostituzione dei due che avevamo presentato. Quindi io ritirerei il mio ordine del giorno per presentare un nuovo ordine del giorno che va a sostituzione di entrambi, che presenta però il collega Sazzini. Altri che intendono intervenire su questo ordine del giorno? È aperto il dibattito. Consigliera Salsi, prego. Grazie Presidente, volevo aggiungere alla presentazione del collega alcune specifiche in merito alla proposta di acquisto di biglietti tramite SMS, perché spesso si pensa appunto all'utilizzo al pagamento attraverso carte di credito. Io volevo sottolineare che l'utilizzo dell'SMS rende fruibile il servizio anche a chi, come possono essere i ragazzini, non hanno un conto corrente, non dispongono di una carta di credito, quindi è da intendere in questo senso come complementare ad eventuali altri sistemi come B-Move, come aveva citato il collega, proprio perché allarga ulteriormente quella che è la possibilità di acquisto da parte di utenti che non hanno la possibilità di una carta di credito e che possono invece utilizzare il credito sul loro telefonino, cosa che insomma gli adolescenti sappiamo avere in disponibilità. Ringrazio il collega Sazzini per aver presentato un ordine del giorno collegato al mio in origine, che è riuscito a dare una visione più organica alla proposta, una visione che include anche tutta un'altra serie di possibilità che sicuramente potranno dare una miglior fruibilità al servizio del trasporto pubblico di Bologna.